del funzionamento della tiroide è un tema in realtà che mi sollecitate in moltissimi. È come se il problema della tiroide fosse veramente diffusissimo. E allora ho invitato il professor Francesco Pignataro, internista ecografista, devo dire che le guarda tutte le tiroidi, ma una domanda intanto che me la rivolgono tantissime persone. È vero che la tiroide influenza il peso Eh corporeo? sì, assolutamente, perché la tiroide è, per così dire, la fabbrica che produce delle sostanze, in particolare la tiroxina, che è fondamentale nel metabolismo. Quindi la tiroide funziona normalmente, c'è un normale tasso di tiroxina, il metabolismo è a posto. Viceversa, in alcuni casi dove, per esempio, per una patologia molto diffusa come la tiroidite, si arriva ad avere una riduzione nella produzione di questa tiroxina, ovviamente il metabolismo rallenta e tra le varie problematiche che si determinano c'è anche quella dell'aumento del peso. Una tiroide che funziona male può Sì. effettivamente influenzare l'aumento del peso corporeo. Assolutamente sì. Che ruolo gioca l'alimentazione sulla È un tiroide? ruolo molto importante perché esistono infatti proprio località, zone, aree endemiche, si dice, di gozzo. Il gozzo è un termine, diciamo, vulgaris per indicare la presenza di molti noduli, gozzo perché sì, era un aumento proprio dimensionale sotto il mento, e dove? Lì dove c'è carenza di iodio. Quindi lo iodio è molto Fondamentale, è importante. il substrato fondamentale per permettere la produzione poi da parte della fabbrica tiroide della tiroxina. Quindi il consiglio di prendere ad esempio al posto del sale marino il sale iodato già è un consiglio importante. Assolutamente sì, bisogna sempre usare il sale iodato. Il mare ovviamente può essere un grande aiuto. Anche quello perché è una fonte naturale di iodio, tant'è che le zone di mare appunto ci sono molto molto meno E voglio popolate. ricordare il selenio, voi sapete che parlo spesso del selenio. Il selenio intanto è contenuto nel pesce, quindi il pesce è automaticamente un alimento che aiuta il funzionamento della tiroide. Ma il selenio lo contengono anche alcuni cereali. Lo contiene ad esempio il riso, il camut, l'orzo, le noci brasiliane, gli anacardi, le uova. Ecco, le uova che in realtà le ritrovo in tantissime patologie come un grande aiuto. Ecco, perché l'alimentazione influenza così tanto la tiroide? Proprio perché per poter funzionare bene la tiroide ha necessità, come dicevamo, dello iodio, ma anche del selenio, e quindi una eventuale loro carenza darebbe problemi nella produzione del prodotto finito, che è appunto questo ormone, si chiama tiroxina. Quindi come vedete la salute via mangiando, veramente in ogni argomento la ritroviamo puntualmente. Grazie, grazie professor Grazie. Pignataro. Prezioso iodio, indispensabile per una corretta funzionalità della tiroide. Oggi vi voglio raccontare di un alimento che è meno conosciuto, che però è ricco di iodio, la salicornia, gli asparagi di mare. Vi è mai capitato di andare in pescheria e di vedere quei ramoscelli verdi che a volte ce li regalano pure e noi magari li scartiamo perché non sappiamo come utilizzarli? Invece questi vegetali dei nostri mari sono proprio degli alleati della nostra tiroide, ricchissimi di iodio e possiamo cucinarli anche in maniera molto semplice. Ecco qua una ricettina veloce veloce, spaghetti, aglio, olio e salicornia. Che cosa facciamo? Puliamo la salicornia, la facciamo scottare per circa 2 minuti in acqua bollente. Non c'è bisogno di aggiungere sale perché comunque è già saporita naturalmente. A parte in una padella scaldiamo dell'olio extravergine d'oliva e aggiungiamo uno o due spicchi d'aglio. A quel punto prendiamo la salicornia che avremo sbollentato e spezzettato e la uniamo al nostro olio. Se vogliamo possiamo eliminare l'aglio. Facciamo cuocere gli spaghetti, li scoliamo e li versiamo nel nostro aglio, olio, salicornia e poi, per finire, delle fettine di peperoncino fresco. Buon appetito!